riavviato la forgia e dato vita alla pietra. Ma sono più vicino all'albero? Io direi di no. Dimmelo ora, antico, o non ne avrai più la possibilità. Ho sentito dire che la fonderia è pericolosa. Tanto quanto l'albero, cavaliere, e l'intera foresta. Come tutto il mondo, ecco, certo. Devi risvegliare il guardiano. Ma ti sei chiesto perché cercare l'albero? Perché me l'avete chiesto? All'albero della vita troverò la soluzione per mio fratello. L'albero della vita è un portale. Ti consente di raggiungere luoghi inimmaginabili. Che si tratti di un mondo di oceani e foreste, di ghiaccio o di eterna oscurità, l'albero c'è. Può apparire diverso, eppure è lo stesso albero e le sue radici collegano i regni. Ok. L'albero della vita non è la fine del tuo viaggio. Oh no. L'inizio. Cioè, tu mi stai dicendo che una volta arrivato all'albero dovrò... Oh no. Dovrò girare tutti questi reami? Questo mi stai dicendo, vecchio? Oh no. Va bene, abbiamo ottenuto un punto extra. Vorrei provare anche il banchetto dei corvi, ma a sto punto continuerei a puntare a questo e a farli esplodere a una certa. E per ora magari darei questo qui che ci permette di ottenere la collera. Anche se aumentagli la vita, però vabbè, per adesso... Puntiamo un po' sulla diramazione qua di aumentare il nostro mangiacadaveri. E anzi, ti dirò che se possiamo io rispeccherei il personaggio. Cioè, tipo questo lo toglierei già dalle palle che non lo uso. Questo, sì, lo teniamo perché ci permette di fare un colpo in avanti che... Bene o male può essere usata anche come schivata. Andiamo dalla nostra amica perché abbiamo ottenuto tutti i suoi materiali e in più dobbiamo vendere le falci. Bellissima lei. Quindi ti vendo questa. Sì. Me la ricompro. Ecco fatto, grazie. La riequipaggiamo e la ripotenziamo. Madonna, sta cosa qui è di uno sgravo, santo Dio. È sgravissima. Quindi tieni questa. Tieni questo. Vediamo. Sì, facciamo i vestiti prima. Però prima fammi vedere. Non mi sembra ci fosse nulla che mi serviva, giusto? No, perfetto. Non c'è nulla che mi serva. Quindi, tieni questo. Tieni questo. Ok, potenziata. Facciamo forza. Siamo a forza 23. Questo, questo, questo e gli scarponcini. Forza 24, probabilità critico 17. Continuiamo ad aumentare la forza. Sì, facciamo prima i due verdi, 1 e 2. Forza 32, attacco 128. Non male, non male. Probabilità colpo critico 20%. Beh, sì, sì, dobbiamo aumentare la probabilità di critico il più possibile. E non c'è rimasto nient'altro se non questo amuleto, quindi aspettiamo un attimo. Sì, come ho già detto, sto exploit diventerà inutile molto più avanti, ma per ora che non abbiamo un'arma migliore e troviamo solo monnezza, ti devo dire che sto espediente può essere molto salvavita, secondo me. Comunque, dicevamo, ho trovato tutti i materiali. Ecco quello che mi avevi chiesto. Ah, grazie, cavaliere. Prego. Non rimpiangerai di avermi aiutata. Ma guarda, questo speriamo di no. Questo talismano ti aiuterà nella tua missione. Ma temo che non potrai mutare il corso del tuo destino. Grazie di averlo trovato, no, comunque di inutile. Almeno deviare un po'. Da, vabbè, giustamente. Talismano Tristo. Un creatore noto semplicemente come il Fabbro Pazzo forgiò questo talismano usando le armi e le corazze dei guerrieri massacrati nelle pianure dei morti. Inchia. Il Tristo, così venne chiamato il talismano, era in grado di distillare e concentrare il potere necromantico proveniente dall'abisso. Le armi brandite al proprietario dell'amuleto accumulano energia mietitore ad ogni attacco riuscito. Insomma, con questo amuleto ci velocizziamo la crescita della cosa del mietitore. È inutile perché fa solo questo, però magari, sai, combatti nemici inutili, puoi ricaricarti la barra prima, voglio dire, sicuramente è un bonus.
Niente di eccezionale, per carità, ma vabbè, grazie. 1500 d'oro, guarda, va meglio questo che quello che mi hai dato, in pratica. Comunque, dove dobbiamo andare ora? Perché continuo a sbagliare tasto io? Parla con il custode, ok. Ma il nostro amicone lì, dove cacchio sta? Allora, dobbiamo trovare Karn. E dove cacchio sta Karn? Bella domanda. Dobbiamo andare da Tain. Ehi, Tain! Fermati! Ho ucciso Gorwood. Gorwood è caduto nella polvere. Allora abbiamo perso uno dei nostri principali alleati. Che bello! Allora, a chi tocca adesso? Misurarmi con un creatore, che facciamo? Posso mettere fine ai tuoi guai, creatore. Bene, accomodati. Ah, vuoi fare a botte? Questa lama è più antica di te, cavaliere. E anche più lunga. Vuol dire che ridurrò lei e te di qualche taglia. Vabbè, proviamoci, dai. Mi sorprende che tu sia arrivato fin qui. Beccati questo. Aia, che male. Vabbè. La battaglia non è ancora finita. Pensavo molto peggio, Mostrami. Wow. Ah, così è già finita? Che tristezza. Una vittoria in battaglia va premiata. Che cosa mi dai allora? Hai avuto fortuna. Lo Forse dici tu. Sono troppo vecchio per questo. L'età non è tutto. Così puoi batterti con un vecchio guerriero. Ma per far onore al tuo nome dovrai fare meglio. Devo uccidere Gorwood e tutti gli altri, Beh, vero? Achidna, Argul. Sono questi che noi creatori chiamiamo morte. Uccidili tutti. E forse ammetterò che il vero mietitore sei tu. Suona come una sfida. Ok, allora ho un po' di soldi da parte. Tu cosa mi potresti insegnare? È che io queste combo così non le riuscirei mai a fare. Nel senso, quadrato, quadrato, pausa, quadrato. Io se vado di quadrato, 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 vado veloce. Non sto lì a pensare che pausa devo fare. Però pioggia di meteore, quello vorrei averlo. O anche comunque questi due. Questi due non mi dispiacciono. Allora, prendiamo pioggia di meteore. Prendiamo anche cannoni gemelli. Ti conviene scaldare i muscoli prima di provare quella mossa. Sì, va bene anche questo. Proviamoli tutti, allora. Ah, così? Proprio... Si butta giù a terra. E io che pensavo fosse chissà cosa. Comunque... Ok. Va bene. Quindi, tiro indietro e fa il mega mossone. Sì, alla fine non è stato un granché di acquisto, ma vabbè, non abbiamo speso chissà cosa. Questo bene o male è utile per scendere giù subito, ma non ne vedo granché utilità. Almeno quello di guerra andava in avanti, questo va giù dritto. Non mi sembra granché utile. Ehi, eccoti qua, Karn, ciao! Tieni sta roba. Non temere, creature. Ora puoi trovare la strada di casa. Questa bussola mi ha guidato verso luoghi meravigliosi. Ah, certo. E averla dopo tanto tempo mi fa sentire come se avessi solo 500 anni. Grazie. Un bimbo proprio. Manopole della ferocia. Per celebrare la propria vittoria in battaglia, un ignoto creatore ricavò queste manopole dalle ossa del demone che aveva sconfitto. Chi le indossa viene pervaso dall'energia ferina del demone. Più danni gli vengono inferti, più feroci frenici feroci diventano i suoi attacchi. Ok, carino. Ok, ci sta. Ci sta, ci stanno. In sostanza, più veniamo colpiti, più diventiamo forti. Non sono male. Il punto è che, come ho già detto, vengono overclassati da altre armi. Però sono armi pesanti, mentre queste qui veloci già sono molto più indietro. Va bene, proviamo a tenere questo. Proviamo a tenerli. Cioè, guardate le falci che sta vendendo la tipa a questo livello. Fanno 80-92 di danno e costano 68.000. Le nostre, cos'era, 130? Sì, forse ho esagerato coi potenziamenti, quello è vero. Però... Se hai il gioco a permettertelo di fare. Non è che abbiamo usato un glitch o un bug. Stiamo sfruttando quello che il gioco ti offre. Ehi, bestione, ciao. Vorrei andare dall'altra parte, se non ti dispiace. Ho
Così il momento è arrivato. Sì, andiamo alla fonderia. Parlami della fonderia. È un luogo sacro dove l'anima si fonde alla pietra. Quello che è successo a te, insomma. Sembra poi così sacro. Le tenebre hanno risparmiato ben poco nel nostro regno. Ma la fonderia è un luogo magico, forte. E con il tuo aiuto lo riscatteremo. Col mio aiuto state facendo un po' troppe cose. Cosa è successo agli altri custodi? Nei miei sogni ho avvertito molti dei miei fratelli, ma solo uno chiama ancora. Ovvero? Oran, uno dei custodi più antichi. Il suo canto mi perseguita ancora, anche se la sua pietra... Quindi l'anima magari è viva, ma la pietra no. Quante... Ma scusami, quanti obiettivi ho fatto in una botta? Però, comodo il tuo canto, eh? Qui non è sicuro, né per la carne né per la pietra. Non ti vergognare se vuoi tornare indietro. Come se volessi. Non ha senso. Sentito il custode? Da soli è pericoloso. Ti aiuto io. Ma chi ti vuole? Ma chi ti caga? Carne, anche tu. Vabbè, andiamo. Che ti devo dire? Vuoi venire? Vieni. Secondo me Karn sta cercando un po' di far capire agli altri che lui è bravo. Non è il cucciolo che tutti pensano, ma... Guarda, non lo so, Karn, fai quello che vuoi, a me frega relativamente poco. C'è qualche cesta che posso prendere? Eccola qui la mia cesta. Soldi. E degli scarponi blu. Vediamo gli scarponi. Ok, questo è buono. Vediamo se mi bastano per salire di livello. No, mi serve ancora un cicinino di energia. Va bene, possiamo entrare allora. Eccoci qui. Nella fonderia. Siamo sempre più vicini. Nel cuore della montagna. Risveglia il guardiano. Allora, qui c'è un pendolo. No, non è vero, non è un pendolo, è... un... come si chiama? Un secchiello per la lava di Minecraft. Da qualche parte c'è una cesta. Credo che sia lì, eccola appunto. Soldi e un martello. Soldi e un martello. Un martello feroce dello shock. Ok, vediamo rispetto ad altre armi che ho. Fa lo stesso danno nel maglio di Gorwood, ma più del frantumatore. Vabbè, il maglio di Gorwood è effettivamente di livello 10. Però non ci interessa. Abbiamo le altre armi che sono migliori. Quindi proviamo ad usarlo. Ecco, fatto uno. Con gli scarponi non ci arriviamo, quindi vai due. Danno 134, forza c'è 33. Probabilità di colpo critico 24%. Ottimo. A sto punto voglio veramente provare ad arrivare a critico 100. Voglio provarci ad arrivare. E sapete cosa? A sto punto... Ehi, Karn? La fonderia. Voglio provare una minchiata. Voglio provare a fare una minchiata. Ovvero, quest'arma ce la teniamo. Ce la teniamo per tutto il gioco. Troveremo altre armi più potenti, per carità, già lo sappiamo. Ma voglio provare a tenerla... e vedere se riusciamo ad arrivare a quel suddetto critico 100. Di qua quindi è uno shortcut. E quando ci arriveremo, quest'arma magari la usiamo solo per ricaricarci la collera. Aumentiamo anche la collera. Voglio, non lo so, voglio testare tutto il testabile di questo gioco finché riusciamo. Salta su, cavaliere, ti lancio io. Ah, vabbè, grazie. Quindi qua è chiuso. Ovviamente è chiuso. Arrivo, Karn. Pensa se ci lanciava un po' più forte, finivamo nella lava. Allora, con calma. Di qua non c'è nulla. Sopra non c'è nulla. Scendiamo allora.
Ok, di qua dove si prosegue invece? Non ho idea di dove proseguire. Eccolo qua il mio passaggio. Eccoci qua, perfetto. Non so neanche se era il luogo giusto. Sì, è il luogo giusto perché c'è il muro. Oh, ok. Pensavo di essere partito. Pensavo di essere partito un po' troppo presto. Ok, tu vai giù. Sì, 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 tu provaci. Che magari ci riesci. Donna mia. C'è solo una cosa che non riesco a capire. Il livello di critico vale solo per la mia arma attuale o eventualmente anche per l'arma che mi porto dietro? Sì, bevitela e prenditela a sto punto. Cioè, per esempio, ho 50 di critico sulle falci, il 50 vale anche per gli artigli? Non credo, però sarebbe carino. Ok, come ci arrivo da quella parte? Saltando sul muro, semplice. Il gioco ti dà sempre possibilità di saltare su qualsiasi muro tu voglia, quando vuole lui però. Abbiamo trovato una falce blu che ovviamente fa più pena della nostra, ma c'ha danni colpo critico 16%. Non sarebbe male. Non sarebbe male assorbire questo di potenziamento, giusto? E ovviamente basta e avanza. Basta e come? Con questo... Oh, con questo trucchettino... Tra l'altro ho appena visto che... Oh, non ci ho mai pensato, ma adesso ho visto che ci fa vedere che cosa sale... Fa salire i bonus. Comunque, con questo trucchettino, più saliamo di livello, più le armi che otteniamo ci danno esperienza maggiore per le armi di livello basso. È vero. Comunque, mi sa che non posso prendere tipo roba come danni colpo critico e simili, perché ho già troppa roba nella lista. Può essere, non ne sono sicuro. Comunque io farei anche questo per aumentare la forza e anche questo per il colpo critico. Forza 35, perfetto. Collera su colpo critico, ma guarda. Io farei forza, che un bel 44 sicuro non mi fa schifo. A quanto siamo di attacco? Giusto per... Se forza 64, danni al secondo 800, probabilità di colpo critico, danni da colpo critico, arma secondaria, probabilità di colpo critico 11, danni a colpo critico 110. Va bene, eccoci qua allora. Dunque, di nuovo i caccoloni verdi, i cristalli verdi che dobbiamo usare i caccoloni, ho sbagliato il giro stavolta. Sto aspettando. Sto aspettando. Quello è il è lo shortcut di prima? Sì, mi sa di sì. Ok, con calma. Qua sotto non so cosa c'è, ma a questo punto mi sa che ci serve carne, giusto? Ok. Carne è passato. Quanto ci fai che adesso appaiono nemici? Lasciala. Va bene. Mi chiedo solo se adesso passa anche lui. Vieni. Bravissimo. Vabbè, tanto ci torneremo lì, è palese. Dove siamo? Oh, quello è il guardiano, cavaliere. Inchia. Se vuoi raggiungere l'albero, dovremo svegliare quella bestia. Oh, la Madonna. E poi? Il guardiano farà quello per cui è stato creato. Eliminerà la corruzione che blocca l'albero. Ma sembra ultimato. Perché se ne sta lì senza fare nulla? Sì, il corpo è ultimato. Ma per ora non è altro che pietra inanimata. Per dar vita alla pietra servono le essenze del cuore di un creatore. Tre per una bestia di queste dimensioni. Minchia. E come facciamo a procurarcele? Queste pietre del cuore sono state costruite insieme al guardiano, ma non sono mai state unite alla pietra. Sono tutte nel tempio. Dobbiamo solo trovarle. Va bene. Andiamo allora. Le pietre del cuore. Andiamo alla ricerca della pietra del cuore.